Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da yearforex.com e in questo video voglio parlare di un argomento che in video passati è stato preso d'assalto soprattutto nei commenti quando ho parlato di leva. Se voi andate nei video passati dove parlo di leva, dell'utilizzo, no? Leva 100, leva 200, leva sotto leva 30, leva 1, leva 2, quindi come utilizzare la leva, avevo parlato in un appunto in alcuni video del fatto che in Europa ormai da qualche anno la leva finanziaria sul Forex e CFD, io in particolare vi parlerò di Forex, è quella 1 a 30 sulle principali coppie di valute e 1 a 20 sulle minori. Ecco, nei commenti succedeva che molti scrivevano: vabbè, se in Europa mettono questa leva non c'è problema, si apre un conto con il broker australiano. In Australia in questo momento la leva è ancora tenuta alta e quindi vado di là. A questo punto ovviamente si cercava un pochino di far capire alla persona che scriveva, in realtà già nel video questo usciva, del fatto che un utilizzo della leva finanziaria in maniera, cioè sopra solitamente certi parametri, e io dico anche nella singola operazione sopra già la leva 1.3, 1.4, è già una leva abbastanza importante, per cui non serviva, no? Non serve andare dal broker australiano perché quello ti dà la leva 100. Fatemi nomi di trader che fanno dei numeri in maniera costante e utilizzano grandi leve. Sicuramente non li sapete, non li avete mai sentiti, e se avete l'amico dell'amico dell'amico che ha fatto triplicato il conto nel giro di un pomeriggio o di un mese con la leva alta, quello non vuol dire fare trading, no? Il classico fattore campionato o faccio la run up, però o tutto o niente, quindi si rischia praticamente il conto, o la va o la spacca, e non è quello il trading professionale, non è quello il trading di costanza. Il regolatore australiano, l'ASIC, ha già da tempo diciamo modificato quelle che sono alcuni parametri per chi ha un conto Forex CFD appunto in Australia. Praticamente la modifica è molto simile a quella che già conosciamo con l'ESMA qui in Europa, e quindi dove le principali coppie di valute avranno la possibilità di essere tradate esclusivamente con una massima leva di 1 a 30, proprio come in Europa, mentre le minori leva 1 a 20, praticamente uguale a quanto è in Europa, e questo andrà solamente che a portare un vantaggio, un beneficio ai trader. Quindi non si potrà più aprire: ah, l'Europa mi dice così, io vado in Australia e apro con là. In realtà ci sono ancora altri paradisi fiscali dove ti danno la possibilità di aprire quelle leve, ma non serve. Uno, perché quei broker spesso sono anche dei broker un po' truffaldini, non sono neanche dei veri e propri broker seri. Ma poi perché, ripeto, anche da un punto di vista proprio operativo, una leva molto alta non vi farà mai fare dei risultati costanti nel trading. Anche sugli altri CFD cambiano le leve, molto simili diciamo a quelle che anche l'ESMA andò a stabilire nel mercato europeo. L'altra caratteristica importante che inserisce l'ASIC appunto come in Europa, come è stato in Europa, è la protezione del saldo negativo. Quindi non si potrà mai avere una perdita diciamo superiore al proprio conto. Quindi siccome l'utilizzo della leva permette, no, di operare sul mercato con dei valori maggiori di quelli che abbiamo sul conto, una volta c'era la possibilità di perdere di più di quello che c'era sul conto. Oggi anche in Europa, anche in Australia come in Europa, non si potrà mai perdere più di quello che sia sul conto. A me sembra che queste cose dovevano già essere introdotte, cioè sono regole normali. In realtà, se voi ci pensate, basterebbe anche una massima leva di 1 a 10, cioè non ha senso anche l'1 a 30. Chi è che va a aprire una posizione, facciamo esempio, con 10.000 euro sul conto, con 3 lotti di euro dollaro, con 300.000 dollari sul conto? È abbastanza un azzardo che non porta a nulla. Quindi,
Per dirvi che alla fine il cerchio si chiude anche in Australia. Era un qualcosa che probabilmente si sapeva, era un qualcosa che era nell'aria ed è un qualcosa che doveva essere fatto. Quindi io sono assolutamente d'accordo che un po' tutto il mondo si stabilizzi e si riequilibri in una giusta, diciamo, utilizzo della leva possibile per chi fa il mercato del forex, per chi fa le valute, e secondo me già l'1,30 è anche già molto. Ovviamente però questo permette, insomma, un pochino di marginare, e se uno è capace a fare trading, sappiamo che difficilmente userà per una singola operazione una leva così alta. Bene, per oggi è tutto, quindi questa pillola era più che altro una pillola informativa di quello che sta accadendo nel mercato globale del forex da un punto di vista proprio delle leve finanziarie utilizzabili, quindi delle regole anche in quel dell'Australia. Io a questo punto vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!